Abitare lo spazio interiore, il proprio spazio interiore, coscienza e spiritualità. Provo a chiarire innanzitutto, a precisare il senso di alcune parole. La prima parola che il titolo ci evidenzia è la parola abitare. Ed è una parola che per chi bazzica in Nazione Cattolica è una parola importante, ci siamo dedicati del tempo nello scorso triennio anche per approfondirla. Ma una parola importante anche per la Chiesa italiana, il Convegno di Firenze ha ribadito come una delle cinque parole centrali anche di questo nostro tempo. Abitare non è solo questione di spazio, non è solo questione di spazio esterno, ma ci richiama anche a una relazione, a una capacità di incontrarci. Abitare vuol dire lasciare spazio per ascoltare, e quindi è un cammino, potremmo dire, no? Abitiamo cosa? Abitiamo il corpo, abitiamo il tempo, abitiamo il mondo. Ecco, il titolo ci rimanda però a una sfida un po' diversa, quella dell'abitare uno spazio diverso, lo spazio interiore. Ecco, parlare di interiorità è una delle parole che mi sta da un po' di tempo anche provocando e solleticando. Se noi andiamo a guardare, adesso vi condivido un po' lo schermo, se noi andiamo a guardare il progetto formativo, quello nuovo, quello rivisto, diciamo, nell'edizione del 2020, licitato, vedete che si parla nel capitolo 5, quando si parla di formare coscienze laicali per l'oggi, a pagina 50 si parla di interiorità, come è citata lì. Interiorità, allora, la Relazione Cattolica propone l'interiorità come obiettivo e come cammino. Apprezzare le dimensioni interiori della vita dà pienezza all'esistenza. E ancora dice al tempo stesso, custodire l'interiorità è esercizio necessario per giungere a una piena maturità, a una piena umanità. E ancora dice sempre in questo breve passaggio, per vivere l'interiorità ci sono anche alcuni impegni che bisogna assumere. Allora, capite che questi impegni, li elenco solo, che il documento, eventualmente vi andate a vederlo nel progetto formativo, sono quei cinque aspetti lì: il silenzio, l'ascolto, la preghiera, la pensosità e il discernimento. Allora, vivere l'interiorità vuol dire mettersi in cammino. C'è un cammino che la C in particolare, ma che trasversalmente riguarda anche la vita cristiana, c'è un cammino da fare. Ed è un cammino, potremmo dire, non scontato e non facile. Il documento dice per vivere in pienezza l'esistenza. Allora capite che già qui abbiamo una prospettiva ben chiara. Quando anni fa, nel 91, Giovanni Paolo I è venuto a Vicenza, parlando ai giovani, lui diceva: ci vuole più vivere dentro, che poi è diventato anche il titolo del progetto di pastorale giovanile dell'epoca. Preparando un po' questo incontro mi è tornato in mente quella espressione, un italiano un po' particolare, che era quella di Papa Giovanni Paolo I. Ci vuole più vivere dentro, ossia proporre un cammino di interiorità. Mi piace questa sottolineatura perché qui non si parla ancora di spiritualità, si parla di interiorità, che dal mio punto di vista non è esattamente coincidente. Però eventualmente poi nelle domande andremo anche ad approfondirla, anche questo aspetto. Allora, che cos'è? Cosa vuol dire l'interiorità? Allora, è capire di cosa stiamo parlando, perché il contrario di interiorità potrebbe essere, qui scrivo, esteriorità. È un luogo, è uno spazio, è una dimensione della vita? È
È qualcosa che qualcuno vive e qualche altro no? È qualcosa come andare a definirla? Allora, credo che, immagino che ciascuno di noi ha la possibilità un attimo di fermarsi, di riflettere sulla propria vita, cosa vuol dire il mio mondo interiore? Qual è, cos'è questa interiorità che mi porto dentro? Sempre nella slide trovate scritto bene, l'interiorità potrebbe essere al contrario esteriorità. E allora qui tante volte, anche nel parlare comune, abbiamo il rischio quasi di valutare o sopravvalutare un'esperienza a scapito dell'altra. Le persone che vivono sull'esteriore, sull'apparire, sul fare colpo, e tutti ne conosciamo di queste persone a livello sociale, politico, imprenditoriale e così via. Oggi l'esteriorità è molto ricercata e i social ci aiutano in questo. Provando ancora a definire, mi darò un po' di tempo a questa parola perché la userò poi anche per andare oltre sull'altro aspetto. L'interiorità invece è qualcosa che non appare, non è esibita, non sembra essere interessata alle logiche di questo mondo. Eppure ecco l'intuizione, quando noi incontriamo una persona da una profonda vita interiore, quella persona ci affascina. Quella persona sentiamo che la vogliamo conoscere, sappiamo e sentiamo che le sue parole hanno un peso diverso. Il Vangelo di domenica ci parlava Gesù come, ci parlerà domenica prossima come uno che ha autorità, che parla con autorità, non come gli scribi. Sembra che le parole cioè si alimentino altrove. E qui capite che stiamo parlando col limite stesso delle parole, perché il nostro linguaggio è evocativo, sono più immagini spaziali. Dentro, fuori, andare in profondità, bisogna saper andare in profondità della vita, scoprire, coltivare, diceva il progetto formativo, la propria vita interiore. E di questo però ne abbiamo e facciamo paura. Allora il paradosso sembra quasi questo, siamo attratti, però oggi in particolare questo nostro mondo sembra aver paura dell'interiorità. Ecco, mi piace questa, vado avanti, poi ritorno un attimo indietro. Su questo discorso, Papa Benedetto XVI, nel Caritas in Veritate, vedete il numero 76 e 77, sono questioni che poi vengono riprese anche da Papa Francesco come prospettiva. Dice, ma uno dei problemi grossi oggi del nostro tempo, della nostra vita, è di un mondo dove lo spirito tecnicistico, che vuole considerare tutte le cose quasi come un problema da risolvere, legandolo o a problemi psicologici, o a un riduzionismo neurologico e così via, è qualcosa che rischia di svuotare l'uomo, che rischia di svuotare l'interiorità e l'uomo nella sua consistenza più profonda. Il numero 77 torna proprio a questo: l'assolutismo della tecnica tende a produrre l'incapacità di percepire ciò che non si spiega con la semplice materia. Non c'è. Ecco perché all'inizio dicevo è abitare uno spazio, un livello della vita diverso che non si vede ma c'è. Ed ecco la sfida allora. Quando la C ci dice, come si diceva prima, no, un cammino per portare lì, per portare a un livello di vita che a prescindere da quella che è la tua fede, vale trasversalmente per tutte le fedi, per tutte le culture, per tutti gli uomini e le donne. È lì che dobbiamo portare le persone. Per questo la uso come parola importante, io mi piace come prospettiva, perché sento che è una parola ponte, è una parola trasversale, non è una parola, cioè una parola potremmo dire che funziona, moderna, politicamente corretta, ma non banale. Perché mi permette di creare ponti con altre culture e altre sensibilità.
L'ultima frase che in questa slide prima non ho letto e che ho trovato estremamente interessante perché ci aiuta a superare tutte le polarità. L'interiorità come la profondità della superficie. L'ho incrociata questa frase durante un campo scuola con le famiglie un paio d'anni fa. E poi l'ho scritta da qualche parte, ma non riuscivo più a trovare dove l'avevo letta. Avevo scritto la frase perché mi era colpita, alla fine sono riuscito a trovarla e definendola si diceva che in qualche modo si tratta, a commento di questo, dice, si tratta di saper leggere, decifrare le cose, quello che vediamo, il visibile, cogliendo il travaglio dell'invisibile. Allora capite che è un'immagine, dall'esterno ci sono come delle fratture, delle possibilità di entrare dentro. Sono dei passaggi che dalla superficie mi dicono, guarda che lì, se guardi bene, puoi arrivare a cogliere il travaglio dell'invisibile. Capite che allora in questa prospettiva non c'è più separazione tra esteriorità ed interiorità, ma le due cose, i due mondi, potremmo dire, sono in tensione e si richiamano in maniera reciproca. Dove questo appare in maniera più significativa? Appare di fronte a certe esperienze artistiche, tutta l'esperienza dell'arte, tutta l'esperienza estetica, sia essa musica, pittura o altre cose, tutta l'esperienza contemplativa, per esempio, della natura, di un paesaggio, io vedo qualcosa e quel qualcosa che vedo mi trasmette però un passaggio oltre. Mi permette di andare oltre. Immaginate, andate a rileggervi secondo questa prospettiva anche l'infinito di Leopardi. Qualcosa che nel mentre io vedo però mi rimanda oltre. È l'intuizione estetica di una musica, una pittura, una poesia, in un panorama, in un qualcosa. L'interiorità come la profondità della superficie. Allora io vedo una persona, ma quell'elemento lì mi può aprire a qualcosa di più profondo e per far questo servono occhi. Ma lì ancora diceva il travaglio dell'invisibile. Capite che questo mi porta allora a una profondità da esplorare. Dicevo prima, è una parola ponte che si può discutere su questo, perché ho letto, ho visto varie, però insomma io mi piace usarla in questo termine, no? Cioè in fondo non è immediatamente esperienza spirituale perché nel nostro contesto spirituale si rifà a Spirito Santo. Allora, se voglio parlare a un non cristiano, forse è meglio parlare di, si parla oggi, spiritualità anche se ne parla, però io preferisco parlare di interiorità. Tu hai una tua vita interiore. C'è sempre su questo, poi appunto se ci sono domande poi le potete fare e condividere. Vi condivido adesso, torno a condividere un'altra slide, perché qui c'è riportata un passaggio della prima lettera di Pietro. Che come sempre, poi nelle traduzioni è Luffa questo che mi ha fatto scoprire questa cosa qui, Andrei Luffa, quindi un autore spirituale di quelli che tengo come riferimento. In questo passaggio, il versetto 4 è quello che mi interessa. Il vostro ornamento, dice Pietro, non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti, ma piuttosto nel profondo del vostro cuore un'anima incorruttibile, piena di mitezza, di pace. Altra traduzione, cercate invece la bellezza nascosta e durevole, quella del cuore. Se noi andiamo però a guardare il testo greco dice letteralmente,
Cercate invece l'uomo nascosto del cuore. È anthropos la parola. Allora, mi piace questa sottolineatura perché Pietro sembra dirci che c'è un uomo nascosto nella profondità della nostra esperienza che è da scoprire. L'uomo nascosto del cuore, un'umanità profonda da scoprire, da curare, da ornare. Allora, c'è questa vita da scoprire che è il viaggio interiore, che non è mai però intimistico. Perché se noi andiamo a scavare dentro lì, e se noi ci mettiamo a... No Se lo facciamo come esercizio ad ascoltare, ad abitare, a fermarci un attimo, prima si diceva il silenzio, una delle modalità per metterci in ascolto di questo e capite allora tutta una serie di esercizi, di proposte, di spiritualità anche in quel senso lì. Se noi ci mettiamo in ascolto di quello spazio che un po' frequentiamo, troviamo che è uno spazio abitato. Lì ci troviamo, certamente ci sono io. Ma dentro lì trovo anche gli altri. È uno spazio abitato da persone, situazioni, ricordi, emozioni. È uno spazio, cioè, che mi rilancia agli altri. E allora il mondo interiore è un mondo dove io sono certamente di fronte a me stesso. Ma anche solo un mondo, all'inizio dicevamo abitare, come mettersi in ascolto di. Allora, quel mondo lì è un mondo dove io sono in relazione con il mio mondo, con le mie persone, con quello che vedo, con quello che vivo. Decantato, se volete, dall'immediatezza di un'esperienza e un po' depositato in profondità. E allora capite che la prima questione da fare o da vivere è dire: ma io cosa sento dentro? Come mi sento? Cosa mi sta succedendo? È il luogo della mia umanità, della mia unicità. Attenti bene, non faccio questo discorso, anche se lo può essere, da psicologo. Non sto psicologizzando, certamente ci può essere anche questo aspetto, però sono arrivato a questo punto attraverso un percorso che è più legato al mondo della vita spirituale, dei padri spirituali. E mi piace dire questo perché questo è un aspetto anche importante. Poi che uno ci arrivi lì ad ascoltare cosa sta succedendo dentro, che sia anche una domanda che ti può fare lo psicologo, dice di un intreccio fra dimensioni e fra esperienze, ma perché si va al nucleo di quello che è l'umano. Sapete cosa? Qualche persona che incrocio, che cosa mi dice? Beh, dentro, boh, non lo so cosa succede. Ecco perché oggi, come formazione, la C e in generale chi vuole lavorare in ambito formativo deve arrivare lì. Perché oggi molte persone, giovani ma non solo, non sanno cosa succede dentro lì. Cosa senti, cosa ti succede dentro? Dicono, boh, non lo so, niente. Poi ti fermi un attimo e a un certo momento emergono domande, inquietudini, questioni, piccoli fatti, sentimenti. Ecco che allora potrebbe essere proprio questo fare emergere quelle questioni lì che ti porta a toccare chi sei tu. E a iniziare un percorso da una parte di conoscenza e dall'altra parte di liberazione. Dire che non sta succedendo niente o che non sento niente vuol dire che ho, usando il linguaggio biblico, un po' il cuore indurito. È un altro linguaggio, ma ha
avvicina, arriva a parlare della stessa situazione esistenziale. È quella che la Bibbia, il Vangelo parla di sclerocardia, quando Gesù si stupisce perché chi lo ascolta ha il cuore indurito, parlando soprattutto dei farisei. Bene, ci siete fin qui? Perché il prossimo passo è quello di affrontare il tema dell'interiorità e andare alla seconda parte del titolo, dall'interiorità alla coscienza come esperienza di vita spirituale. Dicevo prima, non è immediatamente vita spirituale, però guardate qui cosa ci dice la Scrittura. Romani 5. L'amore di Dio, la speranza non delude, salto la prima parte, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Il linguaggio è un po' diverso, però ci dice che lì non è solo che io trovo me stesso, non è solo che io trovo gli altri, ma lì ci trovo anche quell'esperienza, quella presenza dello spirito. Ecco perché dicevo che l'interiorità è un mondo che mi appartiene tutto, ma non è deserto, non è solitario, è un mondo abitato da persone, situazioni, esperienze. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Allora, dentro lì c'è molto. Dentro lì c'è molto. Passo ulteriore. Poi faremo unità, ma dovete portare pazienza perché adesso faccio un salto e provo a dire qualcosa sull'altra parola, sulla parola coscienza. Alla fine vedrete che proveremo a mettere insieme tutto, però dobbiamo fare la fatica un pochettino adesso di approfondire la parola coscienza. Cosa vuol dire coscienza? È una parola che usiamo in vari sensi. Ho coscienza di me stesso, ho coscienza delle mie decisioni, ho consapevolezza di quello che sono. Allora, coscienza di per sé vorrebbe dire sapere con. Quindi coscienza è il luogo del dialogo, con dice sempre qualcuno, con un altro. E nel linguaggio anche comune si distinguono fra vari tipi di coscienza, quella psicologica, consapevolezza di me stesso, che si acquisisce nel corso del tempo, della vita, che si può perdere eventualmente anche. C'è una coscienza morale che ha a che fare con le decisioni della vita, i giudizi e il discernimento da fare. E la coscienza morale mi può portare eventualmente a gioia o a sensi di colpa. C'è una coscienza religiosa che mi può portare non al senso di colpa, ma al senso del peccato. Sono io davanti a Dio e la mia coscienza di essere discepolo. Ecco, la Bibbia, l'abbiamo vista prima, parla di cuori. L'amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori. Nella Bibbia, soprattutto nel Primo Testamento, non si parla troppo di coscienza, ma si parla di cuori. Lo troviamo più in San Paolo, ma non entro dentro quella situazione, dentro quel tipo di discorso, perché non ne abbiamo il tempo. E un testo importante quando parliamo di coscienza è questo. Gaudio e Spes 16. Tutti gli autori fanno riferimento a questo. Nell'intimo della coscienza l'uomo si scopre una legge che non è lui a darsi. Una legge che sembra quasi alla quale deve obbedire. È una voce che chiama, che risuona, vedete i termini come si richiamano? Risuona nell'intimità del cuore e mi dice fa questo, evita quest'altro.
Altro passaggio, sempre del numero 16, è una legge scritta da Dio dentro al cuore. La coscienza è il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo dove egli è solo con Dio. È un testo ricco, è un testo che sa di mediazione, ma è un testo che in alcuni dei passaggi, non tanto nel solo davanti a Dio, ma in qualche modo mi dice che in quell'elemento lì, in quella realtà lì, in quel posto che la tradizione ci consegna come coscienza, c'è una relazione. C'è una relazione. L'uomo in qualche modo è chiamato a metterci in relazione con questa realtà misteriosa che è quella di Dio. Qualcuno, parlando della coscienza, eccola qui, qualcuno parlando della coscienza, mi rifaccio al testo di Fumagalli, parla di coscienza come eco dello spirito riflessa dalla libertà dell'uomo. Cosa succede? È la frase ultima della slide, ma adesso ripartiamo dalla prima frase. Con la creazione riceviamo, è scritto lì, come dotazione, come dono dallo Spirito di amare come ama Cristo. Prima nella citazione di Romani l'abbiamo vista. Allora, questa capacità di amare è il nostro essere immagine di Dio Padre. Questa è la nostra identità cristiana, questa è la chiamata di una vita spirituale cristiana, cioè una vita animata dallo Spirito che ci chiama ad amare come ama Dio. Per altri aspetti, però, non basta il dono dello Spirito per vivere cristianamente. Noi ci rendiamo conto, il battesimo l'abbiamo ricevuto, il dono dello Spirito ce l'abbiamo. Però ci rendiamo conto che nella nostra esperienza che tante volte facciamo tutt'altro. Siamo bloccati. Ci sono dei condizionamenti che ci rallentano e possono addirittura bloccare la nostra modalità di porci davanti a Dio. Allora, la libertà dell'uomo può arrendersi oppure resistere a questa azione dello Spirito Santo, scegliendo di conformarsi o meno a Cristo. Ecco la questione allora, come io mi dispongo rispetto allo spirito? Qual è l'atteggiamento della mia libertà rispetto allo spirito? Ecco, a seconda delle varie disposizioni cambia la nostra coscienza. Questo è un passaggio molto interessante, ve lo faccio vedere in questi termini. Allora, ve lo faccio vedere in questi termini perché? Allora, c'è lo spirito che incontra la nostra libertà, a seconda è una libertà non assoluta perché ci sono dei condizionamenti, li vedete indicati sotto, dalla cultura, dalla nostra esperienza psicofisica, dal contesto religioso, anche da una certa immagine di Dio che abbiamo. L'eco di questa voce dello spirito che mi incontra dà come risultato la coscienza. Allora, capite che in questa immagine la coscienza non è la voce di Dio e basta, ma è la voce dello Spirito che incrocia la mia libertà in un certo modo e che mi dice qualcosa. L'eco è in qualche modo l'espressione che dice: guarda, che per ottenere un eco ho bisogno di una fonte e di una immagine riflettente. Questo mi aiuta a capire l'idea relazionale della coscienza, che è esattamente quello che prima parlavamo dell'interiorità come abitata da varie voci. Capite che se io la libertà la incrocio in un altro modo, la coscienza, l'esito della coscienza è diverso. Allora, tutto questo per dire cosa? Dice che la coscienza tiene insieme da una parte l'azione potente di Dio, dall'altra parte la condizione dell'uomo. La coscienza è il rimbalzo di una voce.
La coscienza non è solo imputabile allo Spirito Santo, ma neppure solo all'uomo, è l'intreccio di due cose. La frase finale è la testimonianza dell'attrazione di quello che succede in me come risposta, come azione o reazione alla libertà dello Spirito Santo. Allora, perché è importante questo discorso qui? Perché se noi dicevo prima, nella coscienza anche morale, io ho la sensazione di qualcosa che viene da fuori, che è mio, ma è anche qualcosa che mi ingiunge qualcosa, che mi giudica, mi sento in colpa. Quando io mi ascolto nella coscienza, io posso sentire che è una cosa totalmente mia, ma che non è facile neanche da acquietare. Perché mi fa sentire quella vocina, quel tallo, quell'esperienza che mi dice: ma sei sicuro che vada bene così? O forse c'è dell'altro. Capite che è un'azione duplice? Non è semplicemente un farsi andare bene le cose. Ah, è mia perché non è quella di un altro, per cui nessuno mi può giudicare rispetto a questo, ma è anche azione di reazione, di risposta allo Spirito Santo. Quindi è dello spirito, ma anche della mia libertà. Non è voce solo dello spirito e non è voce solo della mia libertà, perché è generata dall'intreccio. All'uomo appare come una mia voce, ma è qualcosa anche che allo stesso tempo mi interpella. È un altro in qualche modo, no? Quindi, in qualche modo, dice di quanto io sto rispondendo o meno all'amore di Dio. Qui c'è un'altra immagine che potrebbe essere un po' il navigatore, assomiglia al navigatore. È interessante, il navigatore non gira il volante, ma nell'esperienza del navigatore ti dice: guarda che la strada imboccata non va bene, non ti obbliga a seguire quella strada, però ti dice: guarda che sta succedendo qualcosa. La coscienza ricorda al soggetto che la direzione non è secondo lo spirito di Dio, ma va da un'altra parte. Allora, se questa è la situazione, una battuta su questo aspetto pratico, come si forma la coscienza a questo punto? Capite che si forma attraverso un senso di attraverso l'esperienza si struttura nel tempo, prende fisionomia quando man mano che da una parte io divento libero e man mano che questa libertà si rapporta, si intreccia con la voce dello spirito, si struttura attraverso il tempo, attraverso le azioni che faccio. Quindi è dinamica ed è dovuta sia allo spirito che all'uomo che cresce nella sua libertà. E questo dice, no, da una parte della storicità, ma dall'altra parte, e qui l'aspetto formativo della coscienza stessa, cosa viene fuori? Viene fuori che se ha una duplicità di esperienza, in qualche modo, formare e educare la coscienza vuol dire lavorare da una parte sul rendersi sensibili al modo di fare di Dio, attraverso la parola, attraverso la guida dello Spirito Santo, una guida spirituale che può essere, attraverso un'esperienza di fede, attraverso la vita sacramentale, attraverso la vita ecclesiale, cioè tutte quelle situazioni in cui io mi rendo sensibile al modo di fare dello Spirito. Nell'immagine dell'eco io devo aumentare la voce, la sorgente per sentire meglio. Però l'aspetto formativo, perché insisto sulla formazione? Perché era quello che ci siamo detti all'inizio. Oggi è importante far fare un cammino interiore per arrivare a formare la persona. Dall'altra parte bisogna lavorare su quelle che sono le interferenze, i condizionamenti, su come la libertà si pone rispetto a questa roba qua. Che vuol dire lavorare sul conoscere, sulla propria storia, su come io rifletto. E questo è l'aspetto educativo rispetto allo spazio della propria libertà.
in fondo, usando l'immagine, potremmo dire c'è la voce dello spirito che incrocia la mia libertà e la fa vibrare in certo modo. Allora, questo tipo di vibrazione è quella che è la voce della coscienza che mi dice: guarda che sto andando bene come vita cristiana, guarda che come vita cristiana non sto andando bene, non stai andando bene. Allora, il mio lavoro di formazione è quello di rendere questa libertà capace di riflettere in maniera più pulita possibile quello che è l'azione dello Spirito Santo e la voce dello Spirito, al punto che poi la mia vita diventa una vita capace di amare come ama Cristo. A questo punto, se noi volessimo sintetizzare ancora 2 minuti e ci arriviamo nei tempi che ci siamo dati, avevo lasciato. Allora, provo a chiudere il cerchio. Abbiamo detto, oggi è importante aiutare le persone a camminare, a muoversi verso una vita interiore. E questo vita interiore uguale anche a leggere uno spazio, un mondo che sta dentro, al quale ci arrivo a partire dai fatti della vita, del mondo, da quelle fratture della superficie, la profondità della superficie. Se io porto a questa vita interiore, a questo livello, a questa profondità, se io aiuto la persona ad arrivare lì, il salto è letta cristianamente. Quel tipo di esperienza lì è un'esperienza in cui tu ti trovi abitato non solo da te stesso, dal tuo mondo, ma ti trovi anche abitato da questa presenza, da questa azione dello spirito che ti dice: guarda, che stai amando più o meno come Dio ama. Sta andando bene, sta andando male. Ecco l'esperienza spirituale. Ma questo tipo di lettura spirituale che ci facciamo fra di noi, se volete, è una lettura che non è possibile a priori se io non educo a camminare, ad abitare, a rischiare anche di andare in profondità. Cioè il primo passo dell'interiorità per me è fondamentale per arrivare poi cristianamente a dire: guarda che dentro lì c'è molto. Per un non cristiano, diciamo, non sai nulla dello spirito, non sai nulla di questo, però se tu arrivi lì, comunque dentro lì succede qualcosa. Cioè succede che ti senti bene o ti senti meno bene. E quel sentirti bene o meno bene va poi elaborato, va capito, va anche, no, letto, potremmo dire, ma diventa espressione di un'umanità piena o di un'umanità parziale, di un'umanità in divenire. L'umanità piena è quella che oggi si dice felicità. Ma è una felicità, capite, che a questo punto non è più il risultato dello stare in superficie e quindi condizionata da quello che mi è venduto nel mercato, ma è una felicità che parte dalla profondità, cioè che ha le sue radici in profondità e che esprime al meglio quello che è l'umanità. È espressione piena della mia umanità, della mia essere unico, autentico. Che è uno. Perché uso queste parole? Autenticità, unicità, felicità? Perché sono parole oggi importanti. Se voi parlate con un giovane, queste sono parole chiavi, ma non solo con i giovani. Tutti vogliamo essere felici. Ma io voglio essere felice perché cambio, vado a fare shopping o perché in profondità sento che lì sto rispondendo a qualcosa che è mio, che è unico. Ecco lo spazio di interiorità che per noi cristiani assume anche questa sfumatura, questa caratteristica che nella tradizione appunto si chiama coscienza, che però mi piace pensare come appunto il risultato di un incontro, di un dialogo, di una relazione tra l'uomo e Dio. Volete usare un altro termine in questo dialogo profondo? Lo chiamiamo preghiera. Volete usare un altro termine per questa realtà unica di autenticità? La chiamiamo vocazione.
I termini poi sono quelli che andiamo a recuperare alcuni termini della nostra tradizione cristiana. Questa pienezza di umanità è il vero uomo. Noi poi diciamo cristianamente che la pienezza di umanità è Cristo, ma allora è proprio lì, amare come ama Cristo uguale pienezza di umanità.